Arriva la prima neve sul Mugello colpito dal terremoto. A Barberino ancora 300 persone nei ricoveri, oltre 1000 controlli da effettuare nelle case. Omicidio Sacchi, Anastasia non è credibile, dice il giudice. L'arma del delitto sarebbe del padre di Marcello De Propris. L'uomo è stato arrestato in carcere. Picchiato in casa dalla madre e da uno zio, vittima un bambino di 5 anni della provincia di Caserta. Le indagini dopo le segnalazioni dei maestri dell'asilo. Europa League, la Lazio perde 2-0 a Rennes, viene eliminata. Proda invece ai sedicesimi la Roma, che pareggia 2-2 con gli austriaci del Wolfsburg. E questi sono i principali argomenti di oggi. Buongiorno, benvenuti a una nuova puntata di Buongiorno Italia dallo studio di Napoli e da quello di Milano, dove c'è Maria Chiara Grandis. Ciao Diego, buongiorno Italia anche dallo studio TV4 da Milano. E adesso con il tenente colonnello Filippo Petrucci le previsioni per oggi e per questo fine settimana. Buongiorno. Grazie, buongiorno a voi e a tutti i telespettatori. Un tempo indeciso peggioramento sul nostro paese per l'avvicinarsi di una perturbazione atlantica che è piuttosto evidente sulle immagini del satellite Meteosat. Ma andiamo subito nel dettaglio con le nostre previsioni. Al nord il cielo sarà coperto, avremo nevicate diffuse su aree alpine e prealpine, ma anche sulle zone pianeggianti, seppur qui meno diffuse. La situazione tenderà a migliorare solo in serata. Al centro, tempo perturbato con piogge abbondanti, più consistenti sulle aree tirreniche, dove solo in serata i fenomeni tenderanno ad attenuarsi. Per quanto riguarda il meridione, stesso copione, la parte peggiore sarà quella tirrenica, qui le piogge saranno più consistenti, sull'area adriatica invece avremo condizioni di spiccata variabilità con qualche locale piovasco. Chiudiamo con le due isole maggiori, anche queste interessate dal maltempo, anche se qui le precipitazioni non saranno particolarmente intense. Per la giornata di domani il tempo migliorerà decisamente, al nord avremo ampi spazi di sereno, migliora anche al centro ma con delle nubi residue sulle aree tirreniche. Variabile al sud con qualche pioggia ma con tendenza a miglioramento. Bene, con questo è tutto, vi restituisco la linea. E grazie per essere stati con noi in questa settimana. Buongiorno Italia torna come sempre lunedì un minuto alle 7. Sì, vi lasciamo a Buongiorno Regione, grazie per averci seguito, buon fine settimana, arrivederci. È Baldo Fiorentino che vi parla dall'ultimo. Da 40 anni siamo in ogni angolo d'Italia. Mi trovo proprio a Trento, sul ponte. Vicini anche ai luoghi più lontani. Proprio davanti alla piattaforma Baldo. Dentro ogni grande e piccola storia. Queste 48 ore di acqua battente, io ora sono scelta. Perché da 40 anni raccontiamo la tua strada, il tuo quartiere, la tua scuola, il tuo ospedale, la tua città, la tua regione. TGR, da 40 anni, l'informazione vicino a te. Dicembre, Santa Lucia, le immagini che vedete arrivano da Siracusa, pronta a festeggiare la sua patrona, Piazza Duomo Ortigia, la vediamo, la cattedrale già scenario per i giovani arrivati anche dalla Svezia, una giornata dove protagoniste sono anche alcune ricette tipiche della gastronomia, come la cuccia. Di tutto questo parleremo tra poco perché andremo a collegarci in diretta proprio con Ortigia. Bentrovati all'ultimo appuntamento della settimana con Buongiorno Regione, oggi parleremo anche di Telethon, della maratona che vede la RAI al fianco della fondazione che si occupa di ricerca per le malattie genetiche rare, ci occuperemo anche di un progetto che riguarda le donne, la possibilità di renderle indipendenti economicamente, un corso di formazione, una start-up che nasce a Palermo e poi le segnalazioni di voi telespettatori oggi in clima natalizio perché come vi avevamo chiesto insomma sono arrivate immagini di alberi di Natale e presepi, li vedremo tra poco, adesso come sempre il meteo, qualche notizia e qualche informazione sulle previsioni, sulle immagini che arrivano dal satellite, vi dico che sulla Sicilia è previsto tempo instabile, precipitazioni anche a carattere temporalesco, temperature massime in lieve diminuzione, le minime stazionarie, venti da deboli a moderati, mari da molto mossi ad agitati. E come sempre andiamo a vedere due località siciliane che si stanno risvegliando con le nostre webcam. Partiamo da Giardini Naxos, questa è un'immagine che ci arriva dal Messinese, restiamo nel Messinese, andiamo alle Eolie, questo è il porto di Lipari.
è davvero tutto, grazie per averci seguito anche quest'oggi, l'appuntamento è per lunedì mattina, buon weekend. Buonasera dalla TGR Sicilia, è tutto, buonanotte.